Buon pomeriggio, bentrovati a nuovo appuntamento con l'edizione straordinaria del TG6. Stiamo seguendo da questa mattina la visita a Pescara in Abruzzo del Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi che nella tarda mattinata intorno alle 13.30 è arrivato al porto turistico di Pescara dove ha incontrato una rappresentanza abbastanza nutrita, un centinaio di imprenditori per parlare con loro dei problemi dell'economia abruzzese e delle iniziative del governo per sostenere la ripresa economica. Vedete proprio le immagini dell'arrivo al porto turistico Marina di Pescara del Premier Matteo Renzi con il Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso, il Sindaco di Pescara Marco Alessandrini, il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, il Sottosegretario alla Giustizia Federica Chiavaroli, che il presidente di Confindustria Abruzzo Agostino Ballone, che hanno accompagnato il Premier in questo pranzo di lavoro con gli imprenditori. Successivamente c'è stata l'inaugurazione alla scuola media Dante Alighieri di Spoltore. Stiamo vedendo proprio le immagini di questa cerimonia di inaugurazione. Questa scuola è stata ristrutturata con criteri antisismici grazie ad uno dei più alti finanziamenti concessi dal governo nell'ambito del programma Scuole Sicure, 3,5 milioni di euro per ristrutturare la scuola ed adeguarla dal punto di vista sismico, un investimento importante per la comunità di Spoltore. La scuola è in pieno centro a due passi dal municipio. Poi c'è stata la cerimonia nel palazzetto dello sport di via Montesecco. Tra poco andremo ad ascoltare anche le dichiarazioni di Matteo Renzi fatte all'interno del palazzetto nell'ambito della cerimonia. Intanto ci colleghiamo in diretta telefonica con Pescara dove c'è Paolo Renzetti che sta continuando a seguire il Premier che in questo momento è all'Aurum per la firma sui documenti del Masterplan Abruzzo. Buon pomeriggio Paolo, ben ritrovato. Sì, grazie Alfredo, buon pomeriggio dall'Aurum di Pescara. È arrivato circa mezz'ora fa il Premier Matteo Renzi per questo doppio appuntamento che si tiene proprio all'Aurum. Appena arrivato il Premier ha inaugurato con una cerimonia molto breve ma significativa e con il classico taglio del nastro il villaggio della comunicazione, l'iniziativa, il progetto che per due giorni si terrà proprio qui all'Aurum di Pescara a cura del Corecom Abruzzo del presidente Filippo Lucci. C'è stato proprio il saluto molto cordiale tra il presidente del saluto molto cordiale tra il presidente del Consiglio e il presidente del Corecom Abruzzo Filippo Lucci. Paolo, e poi successivamente, come detto, c'è stato il taglio. Perfetto, abbiamo dunque ristabilito il collegamento, c'era stato qualche problema perché tra l'altro ovviamente Alfredo capirai la presenza davvero vasta di radio, televisioni e anche dunque gli apparati elettronici oggi in alcuni momenti hanno fatto le bizze. Dicevo, l'arrivo circa mezz'ora fa del Premier qui all'Aurum, proprio l'ingresso alle mie spalle per inaugurare il villaggio della comunicazione con il presidente del Corecom Filippo Lucci e poi ci siamo tutti spostati nella sala d'annunzio sempre dell'Aurum dove è iniziata la cerimonia per la firma del Masterplan Abruzzo, alla presenza ovviamente del presidente della regione Luciano D'Alfonso, un atto non solo diciamo formale ma soprattutto sostanziale questa firma per il Masterplan che riguarda la nostra regione con fondi destinati proprio alla crescita economica dell'Abruzzo. Si è parlato molto della crescita anche infrastrutturale della nostra regione, ne ha parlato anche il presidente Luciano D'Alfonso nel primo step, nel primo incontro che aveva avuto al Marina di Pescara con il presidente del Consiglio. Dunque la firma di questo master plan, un atto importante con fondi europei proprio destinati alla crescita dell'Abruzzo. Dunque si sta tenendo proprio in questi minuti ovviamente all'interno della sala d'annunzio dell'Aurum la firma del master
master plan ci sono un po' tutti, oltre al presidente della regione Luciano D'Alfonso, il presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, ci sono tutti gli assessori, la giunta al completo della regione, ci sono tanti consiglieri regionali, ma ci sono anche tanti parlamentari. Tra l'altro oggi avevamo anche ascoltato l'onorevole Tommaso Ginoble del Partito Democratico e poi ovviamente tanti addetti ai lavori, tanti imprenditori che dopo aver incontrato il Premier presso il porto turistico hanno anche ovviamente partecipato e stanno partecipando a questa firma del Master Plan Abruzzo qui all'Aurum. Tra gli altri ospiti presenti, Alfredo, ti posso dire che c'è anche il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, che proprio a Spoltore ha salutato cordialmente il Premier, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Tra circa 20 minuti, mezz'ora, dovrebbe concludersi questa cerimonia del Master Plan e poi dovrebbe iniziare il nuovo appuntamento di questa visita pescarese, di questa giornata pescarese del Presidente del Consiglio, perché alle 18, probabilmente qualche minuto dopo, al Cinema Circus ci sarà l'inaugurazione del Festival delle Letterature, proprio con il Premier, che sarà intervistato sul palco dal giornalista Luca Sofri. E poi, come detto, l'abbiamo ricordato anche più volte nel corso dei precedenti appuntamenti, dei precedenti TG, ci sarà l'ultimo atto di questa visita a Pescara con la partecipazione del Premier alla tavola rotonda, al dibattito che si terrà in comune a Pescara per il sì al referendum. Dunque una giornata densa e piena di appuntamenti per quanto riguarda il Presidente del Consiglio. Prima di restituirti la linea, Alfredo, ricordiamo anche che all'uscita del porto turistico del Marina di Pescara c'è stata anche una protesta con tanto di striscione di alcuni esponenti della destra, di Casa Pound, Forza Nuova, che hanno contestato, seppur in maniera molto civile, proprio la visita del Premier, del Presidente del Consiglio qui a Pescara. Sì Paolo, allora io ti lascerei andare a seguire la firma del Master Plan, ti ringrazio per questo collegamento in diretta da Pescara. Adesso andremo a vedere insieme quanto accaduto all'interno del palazzetto di Spoltore, dove c'è stata la cerimonia di inaugurazione della scuola e dove il Premier Renzi ha parlato agli studenti e non solo, alle persone, ai cittadini di Spoltore che erano presenti. Prima di andare a vedere questi due contributi, vi diamo conto, a proposito di proteste, di quelle di cui parlava anche Paolo Renzetti poco fa, ne abbiamo già parlato nel corso del TG6 delle 14, prosegue la polemica politica per quanto riguarda la partecipazione tra pochissimo alle 18 del Premier Matteo Renzi al Festival delle Letterature dell'Adriatico, festival a cui sono stati invitati a partecipare studenti e docenti delle scuole pescaresi ed abruzzesi. Polemica politica non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale, perché c'è ad esempio il Movimento 5 con Luca Vacca per quanto riguarda proprio Vito, piena campagna elettorale. La polemica si basa sul fatto che ci sarebbe una propaganda politica da parte del Premier usando polemica innescata da Gianni Melilla, che aveva denunciato questo fatto al pubblico, insomma, denunciando che le autorità scolastiche abruzzesi abbiano organizzato la presenza di studenti ad una manifestazione del Premier. Gli fa eco Nicola Fratoianni dell'esecutivo nazionale di Sinistra Italiana e poi ancora anche la Lega, che dice: vogliamo vederci
Chiaro l'attestato per gli studenti che parteciperanno alla visita di Matteo Renzi e che gli farà ottenere crediti formativi è una vera e propria follia da regime. Insomma, questi un po' i toni. Ovviamente siamo in piena campagna elettorale, quindi è chiaro che anche le forze politiche di opposizione giocano una partita importante, così come sta facendo il Partito Democratico e il governo peraltro. Allora, andiamo ad ascoltare proprio le parole di Matteo Renzi, partendo da un fatto che va ripetendo da tempo il Premier, che riguarda i fondi per l'adeguamento delle scuole. Sapete la battaglia che si conduce in Europa per portare fuori dal patto di stabilità i fondi necessari ad un piano scuole per l'adeguamento sismico. Allora andiamo ad ascoltare che cosa ha detto Renzi. Non c'è un problema di quello in cui si nasce la scuola. Perché puoi fare tutti i discorsi di questo modo, ma la scuola è il luogo del futuro. Voglio chiedere agli insegnanti di dare, ma lo fanno già, del proprio meglio. Sono state anche tante polemiche in questi anni, continueranno ad esserci, ce ne sono solo. Ma voglio chiedere loro di continuare a svolgere questo servizio prezioso, che è quello di formazione, di educazione alla libertà di un ragazzo, un adolescente. È il servizio più bello del mondo, educare e formare alla libertà. Voglio chiedere ai genitori che sono qua un aiuto, anch'io sono genitore, figli di scuola media, elementare e media superiore, quindi a tutti e tre in questa fase. La nostra generazione di genitori verso gli insegnanti talvolta un po' un atteggiamento convivio, diciamo così. Quando eravamo ragazzi noi e venivamo severamente redarguiti dai professori, si tornava a casa e i genitori non è che la prendessero benissimo. Talvolta noi genitori invece, quando succede qualcosa, siamo più comprensivi nei confronti dei ragazzi che non degli insegnanti. Forse dobbiamo tutti insieme fare uno sforzo, tutti insieme, parlo per primo me stesso, per riconoscere la funzione sociale del ruolo del docente, dell'insegnante, e anche educare i nostri figli ad avere un'attenzione ancora maggiore rispetto a quella che hanno nei confronti della scuola. Lo diciamo forte, la scuola, lo diciamo forte in tutti i luoghi in cui andiamo. Non è pensabile che noi viviamo una stagione in cui diamo all'Europa ogni anno 20 miliardi di euro, come Italia. Non vi domandate perché, cioè, andiamo, c'era una scelta del passato, ogni anno abbiamo 20 miliardi di euro. Ne recuperiamo indietro 12. Siamo generosi con l'Europa, perché siamo uno dei paesi più forti d'Europa. Però nel ricevere indietro 12 non riceviamo né l'aiuto sull'immigrazione, ed è una cosa vergognosa, perché noi ragazzi dobbiamo salvare le persone che rischiano di morire in mare, non credete a quelli che vi dicono il contrario. Quando c'è qualcuno che rischia di morire in mare si va e si salva sempre, si fa di tutto perché queste persone possono avere. Siamo solidari, siamo solidari sempre. E allora, siccome abbiamo 20 miliardi che recuperiamo indietro con 12, almeno chiediamo che i soldi che servono per l'edilizia scolastica siano considerati fuori dal compito del Questo. E dunque abbiamo ascoltato i due estratti della lunga esposizione del Presidente del Consiglio nel corso della cerimonia di inaugurazione. La seconda parte, l'avete sentita, parlava dei fondi richiesti all'Europa per poter mettere in sicurezza le scuole italiane, anche e soprattutto dopo i fatti di cronaca legati alle scosse di terremoto che purtroppo hanno devastato il centro Italia e colpito anche la nostra regione, provocando danni alle scuole un po' in tutto il territorio, ma soprattutto nella provincia di Teramo. La prima parte invece del discorso
che abbiamo ascoltato era relativa ad una invocazione da parte del Presidente del Consiglio ai genitori affinché considerino la funzione importante sociale degli insegnanti e dunque in qualche modo a ribadire la centralità dell'istituzione scolastica nella vita sociale e democratica del Paese. Dunque anche un invito ai ragazzi a rispettare il ruolo degli insegnanti quali educatori e formatori. Dunque questo un po' quanto accaduto nella giornata. Come abbiamo ascoltato in precedenza da Paolo Renzetti, c'era anche il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, insomma sensibile come potete immaginare ai temi legati all'adeguamento sismico degli edifici pubblici visti i precedenti del terremoto del 2009 all'Aquila. Cialenti ha dichiarato: sono qui primo perché la scuola è stata realizzata da un'impresa aquilana e secondo perché il tema della messa in sicurezza del paese ha finalmente un'audience nazionale. Sono d'accordo con Renzi, ha detto Cialente, nel portare questo tema a livello europeo con le scuole fuori dal patto di stabilità. C'è una mia lettera all'Unione Europea nel 2014 dove dissi le stesse cose. Dopo l'Aquila è immorale che questo paese non faccia uno sforzo totale per mettere in salvaguardia gli edifici pubblici, ha concluso il sindaco del capoluogo di regione, come vi avevo anticipato, insomma molto attento alle questioni legate al terremoto. È in corso dunque la firma sul master plan per quanto riguarda gli interventi da portare a termine in questo importante documento di sviluppo economico ed infrastrutturale della Regione Abruzzo. Noi continueremo a seguire la visita del Presidente Renzi a Pescara nelle prossime tappe, al Circus alle 18 e poi al Municipio alle 20. All'interno della Sala Consiliare ci sarà un incontro proprio sul referendum. Io vi do appuntamento al TG6 delle 19. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.